www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. È piena di azioni buone, in modo che sappia fare unicamente al bene del prossimo. Il bene fa sì che mi piede sia misericordioso, in modo che io accorra sempre in aiuto del prossimo, vivendo la mia indolenza e la mia stanchezza. Il cuore fa, o Signore, che il mio cuore sia misericordioso, in modo che partecipi a tutte le sofferenze del prossimo. Se voglio già, perché non è riuscito a combinare quello che non voleva che facessimo, invece dice sempre un bel applauso. È terminata la messa pomeridiana qui nella chiesa di San Francesco d'Assisi, presieduta dal padre guardiano, padre Antonio Caruso. Terminata la messa, ora ecco la comunità francescana, giovani, ecco, si dirigeranno con la fiaccolata preceduta dall'immagine della Divina Misericordia, ecco, verso la via Trieste, in direzione della via Trieste, dove è stata sistemata, dove 3 anni fa, proprio come oggi, come stasera, è stata benedetta la statua di Gesù Misericordioso. E quindi questa sera la fiaccolata è diretta proprio lì. E è stata organizzata per espresso desiderio dei giovani del gruppo. Noi giovani di Mussomeli hanno insistito presso padre guardiano, presso padre Antonio Caruso, e ci sono riusciti, nel senso che la processione, la fiaccolata, meglio la fiaccolata con l'ambiancino e le candele accese, fra canti e preghiere, si stanno dirigendo ora attraverso le vie del centro storico. Fiaccolata è esonerata proprio in questo momento. Ora attraverserà, sta attraversando la piazza Umberto, poi la Mascalea, via Dante, e poi sempre verso giù, nella parte bassa del paese, la via Caracci, la via Giambattista Lombardo, fino ad arrivare alla via Trieste. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua, per la sua dolorosa passione. In questo momento la fiaccolata è arrivata qui
nella piazza Roma. Proseguirà per la via Dante. Per la sua dolorosa passione. A misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la passione. Abbi misericordia di noi. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi. E del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi. Passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi. Ecco, la fiaccolata in questo momento sta attraversando la via Giambattista Bonfante per poi immettersi nella via Trieste, la via che ci porta al posto, ecco, dove c'è la statua di Gesù misericordioso. Misericordi di Dio urgente, stupende meraviglie. Misericordi di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi dal mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti a resistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio. Siamo nella via Trieste, poco distante appunto dalla postazione dove c'è Gesù misericordioso, che già vedete nella immagine che corre qui davanti a noi. Una fiaccolata fra canti e preghiere, un intero percorso animato da padre Antonio Caruso, dal padre guardiano, ecco, il responsabile conventuale della chiesa di San Francesco. Ma c'è anche il conventuale, il frate conventuale, padre Luigi Sapia. Presente alla cerimonia, ecco il quadro, il percorso della fiaccolata è arrivata
in questo momento tanta gente dalla chiesa di San Francesco, ci sono anche religiose e quei fedeli con che hanno attraversato questo percorso tutto in perfetto ordine e ora si stanno fermando qui nella via Trieste, la via dove da 3 anni proprio come oggi fu inaugurata, fu benedetta l'immagine di Gesù misericordioso. Diciamo subito che assieme a Padre Antonio e a Padre Luigi ora ci sarà il Padre Sebastiano Loconte, il rettore della Chiesa di Santa Maria di Gesù, che terrà una breve omelia. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen. E allora, concludiamo stasera questa fiaccolata in onore di Gesù che si presenta a noi con il volto dell'amore che perdona. E mi pare che sia bello scoprire in questo il vero volto di Dio, che non è il volto di chi castiga, che non è il volto di chi si mette dietro la porta pronto a bastonarci quando noi abbiamo sbagliato, no. Io penso che Sor Faustina Kowalska davvero ci ha dato, con le sue parole, con i suoi scritti, con quello che ha visto e sentito da Gesù, il vero volto di Dio. Mi ricordo quando, credo 3 anni fa, abbiamo inaugurato questo piccolo monumento in onore di Gesù, l'amore misericordioso. Io sono stato invitato a concludere questo rito e voglio concluderlo con le parole che Gesù stesso ha voluto dire proprio a Suor Faustina Kowalska. Oggi mando te a tutta l'umanità con la mia misericordia. Non voglio punire l'umanità sofferente, ma desidero guarirla e cingerla al mio cuore misericordioso. Che cosa possiamo aggiungere dinanzi a queste frasi dette da Gesù? Io direi niente, ma c'è tutto in questo. Ripeto, c'è il volto di Dio, il volto di un papà. Stamattina il Vangelo, ma credo anche stasera avete sentito, ci presentava esattamente l'incontro di Gesù con Nicodemo di notte. Va a chiedergli qualcosa perché era l'uomo della ricerca, che si angosciava perché vedeva in quel rabbì di Nazareth qualche cosa di straordinario. E fa tante domande, ma credo che la risposta che conta è quello che, ripeto, oggi il Vangelo ci ricorda. E che Gesù dice a Nicodemo, e che in questo momento sta dicendo anche a ciascuno di noi: Dio, il Padre, non ha mandato il Figlio per condannare il mondo, ma perché il mondo si salvi. Le parole di poco fa, oggi mando te, dice Gesù a Suor Faustina, a tutta l'umanità, perché con la mia misericordia scopra l'amore,
E ancora, parole chiarissime, non voglio punire l'umanità sofferente, ma desidero guarirla e stringerla al mio cuore misericordioso. E se pensiamo alla parola misericordia, io credo che essa veramente contiene essenzialmente le cose più vere. Cosa vuol dire la parola misericordia? Dare il proprio cuore al misero, cioè a chi ha bisogno, a chi vive nella povertà morale, spirituale, a chi vive nel dubbio, nelle incertezze, a chi vive forse un momento di difficoltà. Questo ci dà il Signore, il suo cuore. Ma noi dobbiamo renderci conto che siamo poveri dentro e abbiamo bisogno di Lui, che è la luce, che è la verità, che è la grazia. E ancora, desidero guarirla e stringerla al mio cuore misericordioso. Ma quante paginette del Vangelo, se davvero le leggessimo e ci mettessimo in testa di rifletterci un tantino. In questo momento ricordo alla peccatrice che lava i piedi, che asciuga i piedi di Gesù, che lo bacia, e al fariseo scandalizzato perché una donna toccasse il rabbì, Gesù risponde chiaramente che lei veniva perdonata perché molto aveva amato. Fratelli miei, forse quello che ci manca nella vita è l'amore. Non sappiamo amare Dio perché non sappiamo amarci neppure noi. E abbiamo bisogno di volerci bene tutti, i limiti, i difetti. Chi è che non li ha? Ecco il volto di Dio. E ancora l'adultera. Credo che anche questo episodio lo conosciamo. Come erano contenti, forse soddisfatti, quei farisei che avevano portato quella donna, dicono loro, perché il Vangelo che ce lo ricorda, colta il flagrante adulterio. Quasi a dire, l'avevano colta nel momento veramente più disonesto, più volgare. Donne come queste vanno lapidate, dicono, tu che ne dici? Qual è l'atteggiamento di Gesù? Se ricordiamo il Vangelo, si mette a terra, comincia a scrivere. Che cosa scrive non lo sappiamo. E a un certo punto, uno dopo l'altro, tutti se ne vanno. Poi Gesù si alza, dopo aver detto però, chi di voi è senza peccato abbia il coraggio di scagliare per primo la pietra. E poi dinanzi alla donna, quando tutti sono via, dice, nessuno ti ha condannato? Donna, nessuno io ti condanno, ma va, e non fare quello che hai fatto. Ecco l'amore che perdona, l'amore che comprende, l'amore che ci viene incontro. E ancora parole di Gesù a Sor Faustina. Sei la segretaria della mia misericordia. Ti ho scelto per questo incarico, per far conoscere alle anime la grande misericordia che ho per loro, esortandole alla fiducia nell'abisso della mia misericordia. Anche qui, credo, parole straordinarie. Sei la segretaria della mia misericordia. Ma anche noi potremmo essere i segretari della misericordia e dell'amor divino, quando sappiamo comprenderci, aiutarci, correggerci, non accusarci, non giudicare, con la misura con cui misurate verrà misurato anche a voi. Parole di Gesù, non solo parole mie. Siamo chiamati oggi a vivere proprio questo atteggiamento di Gesù, se vogliamo davvero vivere la Pasqua. La Pasqua che vuol dire cercare le cose di lassù, dove c'è Dio, il Padre, e alla sua destra il Figlio. E ancora, per far conoscere alle anime la grande misericordia
esortandole alla fiducia. Credo che forse quello che ci manca è proprio questo. La fiducia e la convinzione che Dio è davvero colui che ci perdona sempre. Presentiamoci allora al sacramento della riconciliazione. Siamo nel clima ancora della Pasqua. Confessiamo i nostri peccati, tutti. Non meravigliamoci. Noi sacerdoti siamo sempre pronti a perdonare, perché questo ci ha detto il Signore. Noi non abbiamo mai condannato nessuno, perché conosciamo la nostra debolezza e la debolezza delle anime. È importante tutto questo. Gesù ci ricorda che bisogna avere confidenza, fiducia e abbandono. Questo è il volto di Dio. Questo è il volto dell'amore misericordioso di Gesù. Mi fermo qui, fratelli miei. Vogliamo concludere nella speranza che queste mie poche, semplici parole spontanee, non le ho preparate, possono davvero aiutarci e farci convincere che abbiamo bisogno di Dio. Senza Dio non si va avanti, ma viviamo anche la nostra fede cristiana, la Santa Messa, la preghiera, nelle famiglie la pace, la riunione, la concordia, la comprensione. Si può sbagliare, ma aiutiamoci tutti ad andare avanti. Io credo che questo stasera deve insegnarci questa immagine bellissima di Gesù. Mi pare che i raggi esprimono due cose importanti. La purezza, facci di raggi bianchi e fasci di luce rossa, il sangue, l'acqua e il sangue. Le ultime cose che l'oncino fece cadere dal cuore di Cristo, dal costato di Gesù, dopo che ne è costato la morte. E da quel cuore ne sono venute sangue ed acqua, ricordiamoci. L'acqua che purifica, il sangue che ci santifica. Questo ci dice stasera il Signore. E allora a tutti rivolgo il mio saluto, il mio ringraziamento a Padre Antonio che mi ha in questo senso tanto aiutato. Ricordiamoci di correre con fiducia al trono della misericordia. Il Signore ci aspetta. Mi viene la voglia di concludere dicendo quelle parole molto belle dell'Apocalisse. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno mi apre, lo farò entrare. Mangeremo insieme, staremo insieme nella comunione dell'amore, della fiducia e della speranza. Per la verità io credo che dovremmo ringraziare alcuni giovani, perché la verità è che io non neanche sapevo che si potesse fare una cosa così bella, meravigliosa. C'è un gruppo che lavora molto e che non si fanno mai vedere né notare, ma il ringraziamento va ai giovani questi di Mussumeli, perché sono loro che sono venuti più di una volta in sacrestia a dirmelo. È come quel Vangelo che quello che non voleva scendere, no? È una volta, due volte, tre volte, la quarta volta ho ceduto e poi hanno voluto loro questa fiaccolata e non potevo dire di no. E la mia commozione è che non è venuta né da parte di noi sacerdoti, né da grandi, né da altri, potevo anche aspettarmene, sono venuto da questi 5, 6, non so quanti, pochi ragazzi che hanno voluto questo e io ringrazio perché si è potuto realizzare questo e grazie anche a loro. Il Signore veramente faccia crescere il numero di questi giovani che abbiano la volontà di fare conoscere il Signore. Adesso allora vediamo la benedizione e grazie di vero cuore, vediamo se l'anno prossimo possiamo fare qualche sangue. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Allora, un piccolo applauso a questi giovani. E come direbbe Papa Francesco, buona serata. Un applauso.
Castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.